Benvenuti nella nostra cucina di campagna. Ciao. Ciao. Oggi, a grande richiesta, siccome ci avete chiesto ma perché non fate un dolce ogni tanto, e effettivamente ne abbiamo fatti pochi, vi proponiamo la ricetta del miso shingen mochi, o come gli americani lo chiamano nella loro presunzione di rinominare sempre tutte le cose per appropriarsene, raindrop cake. Ma io non l'avevo mai Non l'avevo mai sentito, sentito. perché neanche Ok. mangiare. Ok. Sigla. Allora, cosa serve per fare il miso shingen mochi? Fai vedere. Allora. Questo è intanto 5 grammi 5 grammi di di zucchero. zucchero, intanto, vediamo. 650 Di acqua. di Poi acqua, questo è agar agar, che è 10 grammi, questa volta usiamo solo una busta, una busta 10 10 grammi, grammi. e queste sono le stesse cose, la stessa sostanza, diciamo, con cui sono fatti anche gli shirataki, che li abbiamo fatto vedere qualche tempo fa. Poi Poi questa c'è. qua, che è Kinako, è farina di soia. E questo che è Kuromitsu, che con cui andremo a guarnire alla fine il dolce, che potete sostituire se non riuscite a trovare questo, anche se il sapore ovviamente non è il solito, o con lo sciroppo d'acero o con lo sciroppo d'agave, se riuscite a trovarlo. Però insomma, ecco, non è che è proprio uguale. Kuromitsu è fatto con zucchero, miele e, non lo so, zucchero e miele. Sicuramente, maggior parte. Allora, si versano 10, sono detto, 10 grammi di Sì. agar agar, 5 grammi di zucchero, Ma questo dipende dal vostro gusto. meno se gusto, Poi questo va mescolato ok. Va bene. mescolato, ok. È messo dentro l'acqua. No, poi ci Fai così. Ma secondo me, se fai così, Ok. Ok. Poi si gira. Ah, vedete, già si sta, praticamente deve diventare una gelatina. Comunque non sarà vero, dobbiamo metterlo in frigo, vero? Un paio d'ore, vero? Fino a quando bisogna girarlo, fino a quando è Fino sciolto sotto tutto, tutto. ok. Poi va messo sul fuoco. Ah, anche questo. Ok. Questo è a induzione, quindi vabbè, fuoco medio. Bisogna farlo bollire Sì. fino a che non bolle, e poi dopo che bolle, Vediamo. vediamo. Ora ha Ok. cominciato a bollire, quindi aspettiamo un minuto, 2 minuti. 2 minuti. Da quando bolle, due minuti. Uno, due, Uno, tra uno, due, tra uno e 2 minuti. Adesso sono Passati. passati 2 minuti. Quindi ho spento. Spento il gas, sì, e ora aspetta che se no muoio. Allora, e andiamo a metterlo dentro. Allora, Tu non mentre sei ricetta. Nani? Adesso. Ah, ok. Vedete, ora noi andiamo a mettere dentro questi contenitori per dargli la forma carina, in modo tale che l'effetto trasparenza sarà ancora più carino, appunto. E mentre lo facevamo, ci è venuto in mente anche di fare la versione miso manju, come si chiama, che è quella con l'anco dentro. Quindi Ma mi smangio in realtà non con questa cosa di alcarlo, perché Sarebbe alcarlo. sì, simile, però meno trasparente.
quella è la solita che si fa, sì, quella farina per fare il no, la fecola, no, no, la farina che è quella per fare il warabi mochi. Allora, vedete, per mettere quello con l'anco dentro dovete mettere delle cose simili, comunque, anche se non ce l'avete uguali, metà, e poi prendere la pallina. Allora, ora noi l'abbiamo messo dentro questo contenitore per fare freddare prima questa metà, in modo tale da poterci mettere l'anco. Perché se ci mette anco prima, sì, anco va giù. Va in fondo, invece è meglio che stia in mezzo per avere un effetto migliore. Dopo che ci ho messo queste palline di anco, lo copriremo ancora con il... Ora si può fare, vedete? Non so la quantità di anco, questo è troppo grande. Vabbè, è uguale a quei brutti che mangiare che... Ma più anco più buono, no? Più anco più buono, sì. Ah, vedete, già si è un pochino... Questo è troppo anco. Mettine meno, togliene un pochino. Non mi piace. Non è che l'ha ordinato il dottore, è tutto stanco. Ok, e poi andiamo a coprirlo definitivamente. Questo lo facciamo senza anco come le altre. Si può mettere anche frutta tocca. Si potete mettere anche la frutta dentro, qualche pezzo, non so, di pesca, albicocca, mango. Questo intanto c'è anco ancora, però è faticoso, quindi ho deciso di fare trasparente. Okay. Ora che abbiamo messo tutto, dovete farlo riposare in frigo per 2 ore. Quando è solido stavolta, invece sì, che... poi non è meglio mangiate prima, dopo che è diventato solido. Ho capito, subito appena diventato solido meglio, perché è più buono dopo, okay. Allora ci vediamo tra 2 ore. Ok, ora sono passate 18 ore, non so, un paio d'ore circa, sì. E vedete, questi sono, vedete com'è il risultato, questa specie di gelatina, vedete qui, poi abbiamo anche impiattato, questi sono quelli con gli anco dentro, abbiamo anche impiattato, vedete che effetto, sembra raindrop, come hanno chiamato gli americani, raindrop vuol dire è la goccia di pioggia, e guardate qua, questo è quello grande, che goccia di pioggia che abbiamo fatto, vedete sotto c'è una foglia, e questo è il raindrop. Un di ajisai. E questo qua invece è quello, non lo so che pianta è ajisai. E certo Matteo, quello di stagione. E questo qua è il quello con l'anco dentro, vedete? Che è questo qua. Ora Yuri vi fa vedere, questo qui vedete, è uno piccolo. Andiamo poi a togliere, vedete anche questo qua, un altro gocciolone. Devo dire che il nome che gli hanno dato, che gli hanno dato gli americani è comunque simpatico, perché raindrop è simpatico come. Poi mettiamo kinako. Poi andiamo a mettere, vedete, il prossimo kinako è più buono se mischiato con lo zucchero. Kinako è la farina di soia. La quantità è come volete. Come volete, sta a caso. Sì. Qui è quello bianco e il zucchero sotto, si gira un po'. Vedete? E poi andiamo a metterlo sopra. Sopra vai? Sì. Oppure continui. Ah, come vuoi te, come preferisci te. Vedete qua? Qua. Poi? E poi kuromizo. Ma questo c'era dentro anco da toccare, anche senza, va anche bene. Senza, va bene. Va bene. Là, va bene. Poi andiamo a quest'altro, vabbè, anche questo qui poi
lo andremo a fare un foto uguale, sì, forse, aspettiamo, sì. Questo vedete? E anche questo, andrà a metterci il chinato, sborda, sì. Dopo di nocchi occa. Ok, questo lo faccio, ci penso io un pochino. Penso a farlo meglio. Certo, ci penso un attimo. Quindi, va bene, anche per questa ricetta qua è tutto. Oggi abbiamo fatto vedere miso shigemochi, altrimenti noto come raindrop cake. Nel resto del mondo, tutto in America. Se vi è piaciuto questo video, come sempre, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale YouTube, alla mia pagina Facebook Tommaso in Giappone, e visitate il mio sito donnaria.it. Allora, alla prossima, ciao ciao.